Grazie. Vai. Prende la parola il vice sindaco, professor Roberto Rugolotto. Grazie, do il benvenuto a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale di Jesolo in questa terra jesolana. Questa terra che ospita noi oggi e che ospita tante persone che vengono oggi in pace a godere delle meritate ferie o anche a lavorare per la quotidianità della loro vita. Abbiamo vissuto stamattina sotto alcuni simboli. È un simbolo la bandiera che abbiamo issato, è un simbolo, sono un simbolo i labari, sono un simbolo i gonfaloni dei comuni, è stato un simbolo anche aver percorso le strade oggi di questa città, ma credo ci sono tante occasioni per camminare sulle strade delle nostre città venete, delle nostre città d'Italia. Sono simboli, cioè rappresentano un pensiero, rappresentano un ricordo, ma soprattutto lo sono un impegno. In questa terra che il signor Vidotto con la sua iniziativa ha voluto anche accogliere monumenti, monumenti che ricordano persone, perché lì sono scritti i nomi di persone, quello che abbiamo qui davanti, in altri monumenti che sono qui onorati. Ecco, monumento, lo dicevo anche qualche tempo fa, ha un significato preciso, proprio nel suo termine, nell'etimologia. Significa ricordare, ma è anche monito, cioè impegno. Impegno nella quotidianità. Fatto bene l'onorevole Trotariera a ricordare quelli che sono gli eventi importanti, quegli eventi che molte volte riteniamo avvengano sopra le nostre teste, sopra anche a volte i nostri voleri, le nostre aspirazioni e le nostre convinzioni. Io vorrei che classimo questi nostri valori, questi nostri simboli e che diventassero testimonianza. Testimonianza quotidiana, anche questo avverbio il quotidiano molte volte è usato in modo così superficiale. Quotidiano significa, ed ecco che la parola monumento ci viene in soccorso, significa ricordare e impegno di trasmettere. Ecco, io credo che queste giornate, anche questa di oggi, ci impegni poi a trasmettere quello in cui crediamo, quello in cui, nel quale desideriamo essere protagonisti. E cioè quelli di un mondo, di un tempo, di una condizione di miglior vita possibile. E la miglior vita possibile è quella quando alle famiglie, quando alle persone è data l'opportunità di lavorare, di godere della salute, la maggior salute possibile, e quando è possibile avere un'abitazione e quando è possibile, come si dice anche dalle nostre parti, mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco, io credo che se noi torniamo a casa e traduciamo questa nostra presenza qui oggi in una testimonianza, in un racconto ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nipotini che ci aspettano magari per condividere qualche tempo della loro giornata, perché con loro è giusto che siamo al servizio delle famiglie, dei loro stessi. Ecco, vorrei che mi piacerebbe che questo diventasse davvero l'impegno che ci assumiamo oggi, come tutte le domeniche in cui siamo ospiti qui del museo storico e di questa terra del museo, e cioè quello di raccontare e di trasmettere quello in cui crediamo, che sono le cose della vita di tutti i giorni, che sono il rispetto per il lavoro, il rispetto per le persone, il rispetto per la pace che desideriamo e che vogliamo, difendendo il nostro territorio certamente, difendendolo da quello che viene ad intromettersi in questa nostra naturale convivenza. Ecco, la convivenza, credo che questa è l'arma che noi abbiamo, l'arma che le nostre comunità rappresentate qui oggi da alcuni, da tutti i
gonfaloni delle nostre città sia quella di vivere davvero con comunità di intenti, con comunità di aspirazioni e con comunità di azione. E in questo coinvolgiamo i nostri ragazzi, i nostri figli e i nostri nipoti. Quindi grazie della vostra presenza, grazie al Cavaliere di Roma.